Io, quanto è bella sta città ad agosto, non dico che l'avessi dimenticato perché agosto viene tutti gli anni e tutti gli anni io un giorno di vacanza romana me lo faccio tutta la vita. Non c'è family o non c'è possibilità di non farlo. Ma quanto è bella sta città, mi fa solo paura una cosa, troppe poche macchine aumentano i rischi agli stop in maniera esponenziale, tanto c'è nessuno, non si può pensare, lo pensiamo tutti, lo pensiamo tanti, lo pensiamo, famo, andiamo a ricordare questa carta frittata, quello non è un incrocio, è un infrocio, grazie Carlo Big Green, Carlo Verdone, quante citazioni ci hai regalato. E allora solamente i menti grette e pigre, solamente il mediomenismo ecumenico disorganizzato può far sì che una città così svuotata possa però riempirsi all'inverosimile in un mese. Sono ricominciate le scuole, tutti in macchina, mezza persona per macchina. Sono il primo che vuole stare comodo nella vita, sono il primo che cerca gadget e servizi, sono il primo ad andare in giro con uno scooter dell'89, bello provato ma affidabile. È prodotto da Ricorte Donico, c'ho un garage, si tirano fuori a mestiere o per andare leggermente fuori Roma o dopo che ha lavorato, perché tanto per fa 728 giri. Troppa gente pigra conosco e poi si lamenta, spende il doppio che pensa, fa la metà delle cose e usura il triplo la macchina che altrimenti starebbe ferma e paga spese di manutenzione che non si può permettere e poi dice che guadagna poco e c'è crisi. No, sei un coglione. Non è un giudizio, è una considerazione. Secondo te sto male? Quanto sei bella Roma tutta vuota. Non vedi le gazzelle nella capitale. Belle di casa! Pazzeschi! Non erano poliziotti. Mai forse si gioca, si scherza e si rispetta. Ho detto gazzelle, mica ho detto cazzo cos'è.